L'arco è alto 69 metri, diamo un pochino di numeri, e sostiene una porzione di ponte strallata, cioè sospesa, lunga 165 metri. Nell'insieme però il ponte è lungo quasi 500 metri. Più che ponte in realtà parlerei di una passerella pedonale, perché è un percorso pedonale largo 4 metri e mezzo, quindi non è esattamente un ponte. Però la struttura è la struttura di sostegno con lo strallo, è una struttura che ricorda sostanzialmente i grandi ponti e l'architettura navale. Allora, questi numeri che ho dato spiegano anche l'impostazione, come dire, del ponte. Bisogna fare un pochino di precisazione in termini anche di gioco delle forze e di struttura statica. L'arco non è verticale, è alto 69 metri, ma lo suo sviluppo verticale sarebbe di 75 metri, però è inclinato quasi di 30 gradi, quindi si abbassa a soltanto 69 metri. Questo succede per ottimizzare l'angolo di chiusura all'ultimo elemento dello strallo, che non sia inferiore a una certa quantità al di sotto della quale non potrebbe più portare la struttura strallata, la struttura sospesa ai cavi. Allora, quello che è molto importante capire, siccome il ponte deve superare una parte della ferrovia, che sono i 165 metri strallati dove non possiamo avere appoggi, questo ponte ha un gioco di forze molto particolare, per cui la parte sopra la ferrovia di 165 metri è appesa all'arco, il quale però è inclinato verso di essa, per questo motivo che dicevo di essere più basso, di poter accompagnare ugualmente questi stralli. L'arco stesso, però, essendo inclinato, deve essere sostenuto, quindi è appeso attraverso gli stralli a questa porzione di ponte dietro di me, la quale quindi tiene, come dire, a terra l'arco, lo tiene in posizione, anzi, l'arco, ed essa stessa, quindi questa porzione di ponte che sta da questa parte, di passerella che sta da questa parte, che è lunga circa una quarantina di metri, ha dei pilastri di sostegno a V che vedete dietro di me, i quali però non sono di sostegno, cioè non tengono su la passerella, l'impalcato, ma viceversa la tengono, la radicano a terra, la tirano in basso. In più ci sono tutti i giochi di forza al centro dell'arco, ci sono i grossi cavi che stabilizzano la posizione dell'arco, che vanno ad allegarsi in un enorme contrappeso di cemento costruito nel sottosuolo, profondo una trentina di metri, che stabilizza tutto il sistema. In sostanza, cosa ha studiato Dutton? Ha studiato un sistema di forze, di tensione, tutte in costante tensione, anche perché il ponte dall'asse dei Mercati Generali alla connessione col ponte realizzato da Piano per entrare al Lingotto, l'altro elemento, deve compiere una grande curva, sostanzialmente un ponte un po' a banana, per cui il ponte è in curva, l'arco stesso è inclinato verso il ponte, ma anche inclinato verso sud per accompagnare questa curvatura della passerella, del percorso. Allora, tutto il sistema è un sistema di forze che giocano con sottili calcoli di equilibri fra le forze, tutto sostanzialmente in tensione. In più è stato anche sistemato al centro una grande struttura di cavo che reagisce come sostanzialmente una grande reticolare per alleggerire ulteriormente lo spessore dell'impalcato del ponte. Quindi tutta la struttura dell'arco e del ponte pedonale olimpico è una struttura in costante tensione di forze, però pensata con un concetto base, che è quello della leggerezza. Leggerezza perché noi abbiamo cercato di ridurre, Dutton e i suoi calcolatori hanno cercato di ridurre al minimo la quantità di metallo necessaria a portare tutte le forze, tutta la struttura, con un concetto che è quello assimilabile al corpo di un atleta, perché parlavamo appunto di un villaggio olimpico, quindi di Olimpiadi, quindi di sforzo, dove il muscolo e il tendine, il legamento sono il minimo necessario per realizzare la performance atletica, il gesto sportivo della gara. Alla stessa maniera, questo ponte ha la minima struttura, questi elementi metallici sono il minimo necessario per mettere in piedi tutto il sistema delle forze.